storia, cultura, tradizione a Novivelia con una delle manifestazioni più antiche. Dal 2 al 6 agosto la Sagra della Mozzarella in Da Murtedda. E l'affascinante ex convento dei Celestini, un luogo ricco di storia e cultura, che ha fatto da sfondo per celebrare una delle tradizioni culinarie più amate del territorio. La Sagra è un'occasione unica per rievocare e valorizzare la tradizione della mozzarella di latte vaccino, avvolta nella mortella a Murtedda, una specialità casearia tipica di Novivelia. Questo metodo di conservazione, che prevede l'uso di ramoscelli di mirto, dona alla mozzarella un sapore inconfondibile e una fragranza che racconta la storia e le radici del territorio cilentano. Mezzo antico di refrigerio dei formaggi utilizzato dai pastori durante la transumanza delle mucche dei monti al mare. Durante la manifestazione i visitatori hanno degustato e potranno degustare questa sera e domani non solo la mozzarella in Da Murtedda preparata secondo le antiche ricette locali, ma anche una varietà di pietanze preparate con maestria dalle signore del paese. Queste esperte cuoche, con il supporto di un team di persone dedicate, si sono impegnate nella realizzazione di questo progetto, offrendo agli ospiti un'autentica esperienza gastronomica. L'evento ha visto una partecipazione entusiastica di turisti e persone del posto, che con gioia e allegria hanno preso parte alla manifestazione. Non solo si sono intrattenuti ai tavoli per la degustazione, ma hanno anche ballato e si sono divertiti nell'atrio del convento, situato alle pendici della torre di origine normanna, simbolo emblematico del paese, dove ogni sera si è esibito un gruppo musicale, laboratori di dimostrazioni pratiche sulla produzione della mozzarella e stand di gelati e dolci tipici come il panzerotto con la ricotta roce. La Sagra della Mozzarella in Da Murtedda rappresenta non solo un evento gastronomico per il territorio, ma anche un'opportunità per riscoprire e preservare le tradizioni che caratterizzano Novivelia e il suo patrimonio storico. La scelta dell'ex convento dei Celestini come location sottolinea ulteriormente l'importanza di mantenere vivo il legame tra cultura, storia e sapori autentici del territorio. Se non è questo, poi mi non si avanti via.